preparato. Ho telefonato l'onorevole, signore, bloccato in commissione trasporti e farà tardi per la cena. Chi può essere? La signora attendeva visita. Vede chi è? Vedo chi è. Ma che sei, evaso? Ma che sei matta, non mi permetterei mai. Ma tu dovevi uscire tra... Tra un anno, lo so, sono uscito prima. Mi hanno dato l'indulto. Silvietta, nostra figlia, dov'è? Sta in collegio, in Svizzera. Ah, sta in collegio in Svizzera. Ma mentre che ha combinato? Ma niente, che ha combinato? È così, per darle un indirizzo. E che ce l'ha bisogno Anna in Svizzera per darle un indirizzo? Ce l'aveva indirizzo qua. Via Carlo Pisacane 6, scala A, interno 12. Ha voglia l'indirizzo. Piuttosto, quello che non riesco a capire è che qui noi ci avevamo la camera nostra, la cucina, la camera di Silvietta, il bagno e la finita a casa. Boh, il cameriere, la via svizzera, sto vestito, sta appartamento, sta arredamento, i quadri. Franzetti, mi ha dato una mano Franzetti. Alla faccia della mano? Beh, ha fatto semplicemente il suo dovere. D'altra parte tu sei andato in galera al posto suo. Era il minimo che potesse fare, no? Sì, sì, ma aveva promesso che la mia famiglia ci avrebbe pensato lui. Oh. Però, oh, qui questa avrà speso una tombola. Vabbè che soltanto quei picci dalla terza corsia dell'autostrada. No, senti, Robert, per favore, eh. Ti fa il contadino. Ma devi fare una doccia, Robert. No, sai che lì dentro è da un po' che manca l'acqua. Ma da un becco. Si sono tenuti gli scaldabagni di Regina Ceni e allora hanno incaricato questo signore un'impresa di Franzini. Capirai, quando te lavi? Ho visto che esco, la doccia me la faccio a casa. Ma che te sei ingrassato in galera? No, ho fatto poco moto, ah. Capito? Uno, due, tre. Che fai, ricominci, oddio! Vittore! Tutto a posto, signora. Signore nel bagno. E canticchia. Rosa Munda, signora. Sì, ma con certe varie crisi interiori. Ma broga! Ma che sei evaso? Ho fatto fuori tutta la scorta. Poi sono salito su uno scuolabus. Ho violentato la maestra. E già che c'ero pure l'autista. Per passare inosservato mi sono messo sta accappato niente a Fiorellino. Lei si è sempre stato fissato con la Svizzera, eh? Che c'hai paura che mia figlia si svalutava? E allora mi spieghi perché tieni i tuoi accappatoi qua? Questo dice che abita qua! Ma non ci abiti te qua! Ci abito io, ci abita lui, ci abita Ettore! Ma che abitate insieme? Un barone! Ma perché non lo sapete? Non gliel'ho detto, ma è passato di mente! Ettore! Facile è servito! Ma dove lo stai? Ero sola, mi sentivo sola! Tu cosa? Guarda che io ti invidiavo, sai! Mi dicevo, lui almeno se ne sta in galera, parla tranquillo! Ostia! C'hai i compagni di cella con cui chiacchierare, beato lui! Oh, per essere invidiato da qualcuno dove andare in galera, capito? A proposito di questo anno residuo, 364 giorni, Robè, questa mansarda sul lago di Garda è ben ripita, dotata di ogni cosa, esposta a mezzogiorno, addirittura il pannello solare per l'acqua calda! Robè, che ne pensi? Ma basciate la mazzata di una cosa! Ma non credo che non puoi stare! Questa è casa mia! Ma non la vuoi costruire! No, no! Dico che tu ti eri impegnato a fare 4 anni! E 4 anni dovevano essere! Ah vabbè, allora stamattina quando mi hanno detto congratulazioni, lei ha ottenuto l'indulto, io che dicevo a quelli, no grazie, è come se avessi accettato! Ho lasciato dei sandwich anche nella sua. Grazie. Abbondanza. È froce, è froce. Signori, che c'è allora d'aria? E allora che cosa hai deciso? Te ne vai sul lago di Garda. Torno in galera. Avvocato Arrigo Penna. Favazza, Lucia Favazza. Occorre fare avere un anno di galera a suo marito. Appunto, a questo proposito. Non c'è problema. No, io le non c'è problema. Non c'è problema. Non c'è problema. Non c'è problema. Esatto. Ma questa ha cambiato avvocato. Quest'altro pure. Questo mi vuole menare. Questo mi ha già menato.
Io meditavo di suggerire un oltraggio a pubblico ufficiale, che è un reato che costa grosso modo un anno a chi lo commette. Il questore Milani. Il questore Milani, quello che abita al piano di sopra. Certo, il questore Milani, noi lo invitiamo a cena e tu lo oltraggi. Cioè, mentre stiamo a mangiare, gli dica stronzo. Fai delle battutacce, fai del sarcasmo su sua moglie. Cioè io nella mia situazione mi metto a fare del sarcasmo sulle mogli degli altri. Abigeato, furto di bestiame. Un individuo, in questo caso lei, si appropria indebitamente di un capo di bestiame di una mandria che non gli appartiene. Scusi, mi faccia capire meglio, avvocato. Sì. Io me ne vado in giro per Roma, trovo una mandria di vacche e me ne pio una. Ma dove trovo le vacche a Roma? E c'ha ragione, eh? E dove trova le vacche a Roma? Oddio, per quanto! Io ti sto dicendo che forse tua moglie mi vuole cornificare con l'avvocato e tu te ne vai in galera! E che me frega a me, cornifica te, mica cornifica me!